In tantissimi per Tavuglia Vale l'evento svoltosi nella serata di giovedì 7 settembre che ha visto Valentino Rossi, ex campione della MotoGP, ricevere le chiavi della città. Appassionati provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, tutti per festeggiare il dottore che per tanti anni ha regalato grandi emozioni. È durissima, Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, bravi, è fatto, non ci credo. A consegnare simbolicamente le chiavi in titanio come alcuni elementi delle moto da corsa, la sindaca della città di Tavuglia, Francesca Paolucci. È un'occasione però speciale, perché abbiamo pensato che era arrivato il momento di rendere un omaggio importante a Valentino, quindi alla leggenda dello sport che ha sempre scelto di rimanere a Tavuglia con la sua vita, la sua famiglia, la sua azienda, il Motor Ranch. Quindi noi possiamo solamente esserne orgogliosi di avere nel nostro piccolo comune, nella nostra regione, un personaggio, uno sportivo come Valentino Rossi. Oggi grande affluenza, è un'occasione importante anche per buon turismo. Sì, io penso che questi eventi si facciano anche per questa ragione. Dobbiamo in qualche modo creare delle sinergie tra un mondo di appassionati, di tifosi, che poi può diventare un turismo per le nostre zone. E dobbiamo essere capaci di utilizzare, di sfruttare questi momenti per far conoscere i nostri luoghi, i nostri territori a più persone possibili. Sarà sul palco tra poco, quali emozioni proverà? Beh, devo dire che sono emozionata, perché nonostante io veda Valentino, insomma, diciamo più in vesti, insomma, diverse, le tante persone, poi sento molto questo riconoscimento che il Consiglio Comunale ha deliberato di concedergli. Lo sento molto perché ci credo. In 7.000 per Valentino Rossi, tantissimi appassionati, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato le strade di Tavuglia. Valentino Rossi per me, siccome che io ho più di 60 anni, Valentino l'ho visto nascere e praticamente quando io correvo in moto, lui penso che con le ruote della moto, con le camere d'aria si faceva ancora le fionde. Quindi ho preso una passione enorme per questo sport, poi lui ovviamente ha imitato me e è diventato campione. Da dove arrivate? Montebelluna. Avete scelto di venire qui oggi? Perché noi praticamente ho il figlio qua che era il suo sogno e anche il mio, allora abbiamo deciso di venire giù. Siamo partiti stamattina e speriamo di rientrare forse domani. Perché sei qua oggi? Perché sono nato con la passione della moto e grazie a Valentino ho preso questa passione. Poi mia moglie anche me l'ha passata e via, così. Da quanto tempo sei qui in attesa? Dalle due e mezza. Dove arrivi? Da Rimini. Perché secondo me è il pilota più forte che abbia mai avuto il MotoGP, il moto mondiale, il circuito insomma. Da quanto tempo siete qua in attesa? Da stamattina alle 9. Dove arrivate? Padova. Tutto, è un grande, Valentino è unico al mondo, non ce ne sono altri. Passione, gioia e allegria. Perché sei qui oggi? Per il dio della moto, ovviamente. Tifosa da sempre. Un mito. Immagino sei venuto in moto qui oggi. Sì, alla grande. Perché sei qui? Sono qui perché ho preso un giorno libero dal lavoro per vederlo. Sono qui così per rivederlo da vicino e per celebrare un po' il suo modo di essere. Valentino Rossi per noi, perlomeno per me e penso anche lui, è un esempio, perché ci piacciono entrambi i motori, e andiamo in bici, per noi è un esempio, è una figura di riferimento. Oggi perché siete qui? Per fare un giro, poi mi hanno detto che ci sarà anche Valentino sul palco, è una bella esperienza.